Ben ritrovati amici di Stelle nello Sport, la terza puntata del nostro viaggio tra le eccellenze dello sport in Liguria. Una terza puntata che parte da un luogo storico dello sport, l'Istituto Don Bosco a San Pier d'Arena, dove si è alzato il sipario su un progetto davvero bellissimo, il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Dopo una lunga sperimentazione, e in questo il Don Bosco fu davvero un precursore, adesso è ufficiale dall'anno scolastico 2014-2015, ci sarà a Genova la possibilità per i giovani di frequentare davvero un istituto che ci viene descritto per la precisione dalla preside, la professoressa Concettina Trovato, e dal referente del progetto Dario Caorsi, coach di basket ma soprattutto istruttore proprio nel liceo. Di questa iniziativa parleremo anche con un campione del mondo come Massimo Oddo, oggi allenatore degli allievi regionali del Genova, così come con una campionessa dello sport, in particolare del jiu-jitsu, quella Anastasia Tonelli, che proprio al Don Bosco ogni anno di casa nel memorial dedicato ad Andrea Rola. Una puntata ricca dunque di contributi, perché lo sport, lo diciamo spesso, è scuola di vita, e in questo caso sport e scuola vanno a braccetto. Il liceo scientifico sportivo, entriamo in questo nuovo mondo. Nasce il liceo scientifico e indirizzo sportivo al Don Bosco, una grande opportunità per tutti i ragazzi genovesi che vogliono avere un futuro scientifico nello sport. Diciamo che il connubio sta proprio in questo binomio, una preparazione altamente scientifica, perché ribadisco, il liceo scientifico ad indirizzo sportivo ricalca a livello proprio curricolare il tradizionale, con un'attenzione molto attenta e precisa sul mondo dello sport. Sport, ripeto, inteso come cultura dello sport, quindi come strumento per una crescita globale del ragazzo. Ragazzo che avrà importanti sbocchi per un liceo scientifico sportivo che presenta naturalmente delle novità nelle materie che andranno affrontate. Diciamo che le due materie caratterizzanti di questo indirizzo sono le discipline sportive e diritto ed economia dello sport, quindi diciamo un taglio da un punto di vista giuridico e di cultura dello sport a 360 gradi, che indubbiamente completano una preparazione di tipo scientifico, come ho detto prima, di alto livello. L'Open Day, opportunità per conoscere nel dettaglio l'offerta del Don Bosco. L'Open Day, come ogni anno, permetterà a tutti coloro che vogliono delle informazioni aggiuntive a riceverle. Noi saremo aperti dalle 9 alle 12.30 e chiaramente per quell'occasione saremo a vostra completa disposizione per ogni qualsiasi curiosità e anche e soprattutto per visitare la nostra scuola e le nostre strutture. Liceo scientifico e indirizzo sportivo, una bella opportunità per tantissimi ragazzi genovesi per avere, Massimo Oddo, un futuro con uno sbocco sportivo, un qualcosa che dicevi nel tuo intervento sarebbe stato bello avere già anche parecchi anni fa. Eh sì, ho detto che se ci fosse stata l'opportunità parecchi anni fa sicuramente mi sarei iscritto a questo corso di studio, perché è un'opportunità importante per i giovani, un'opportunità che ad oggi qualsiasi persona che vuole intraprendere un percorso di indirizzo sportivo lo deve fare, ahimè, dopo comunque il liceo. E questa, per questo motivo, è un'opportunità importante, perché chi ama questo sport può iniziare un percorso che poi va a finire nelle università che riguardano questo tipo di discipline. Quindi è una bella iniziativa e auguro loro il mio in bocca al lupo. Si va verso un'attenzione maggiore verso chi pratica sport. Spesso e volentieri si è sempre detto che la scuola ostacolava chi praticava sport ad alto livello, qui invece è il contrario, per tutti gli sportivi un'opportunità. Sì, no, diciamo che soprattutto qui in Italia lo sport è un po' visto come poi in antitesi, no, con lo studio, perché si pensa non possa essere compatibile, quando poi
bisogna capire che lo sport è un veicolo di comunicazione troppo importante, un veicolo che dà valori troppo importanti e che deve viaggiare di pari passo con lo studio, con la scuola, che è una cosa ovviamente primaria, però avere l'opportunità di avere un connubio vincente come questo e di sposare l'attività scolastica a quella sportiva credo che sia una cosa importante. Che cosa ne pensi di questo ambiente? Beh, sono ambienti sani, ambienti in cui si viene a giocare, si viene a studiare e in cui si respirano dei valori veri, che sono quelli della Chiesa, quelli che insegna la Chiesa, quelli che insegna lo sport e quelli che insegna la scuola. E quindi l'ambiente è ottimale per la formazione di qualsiasi ragazzo. È un'opportunità importante perché soprattutto nei tempi di oggi queste opportunità ce ne sono poche, ai tempi nostri andavamo per strada a giocare e adesso devi per forza di cose sfruttare queste opportunità come questi oratori. Dario Caorsi, nasce una nuova era sostanzialmente al Don Bosco con il liceo scientifico e indirizzo sportivo, un'occasione per tanti ragazzi per entrare a contatto con una realtà che potrà dare loro futuro desiderato anche nello sport, non solo in ambito scientifico. Ma sicuramente l'intento nostro è questo, quello di dare agli sportivi, chi pratica sport sia a livello agonistico alto sia anche a chi pratica solo per passione, la possibilità di crescere e di rimanere poi nell'ambito sportivo una volta terminati gli studi. L'impatto dovrebbe essere sicuramente positivo soprattutto per le materie curriculari e soprattutto per la disponibilità che noi daremo agli sportivi in ambito anche extracurricolare. Ecco, si è sempre parlato del tema della scuola che ostacola lo sport ad alto livello, che le due cose sono inconciliabili e qui lanciate un messaggio in direzione opposta. Sì, questo è un po' la novità, è un po' quello che noi vogliamo fare, noi vogliamo dare la possibilità anche a atleti di grande livello che per motivi, non so, di raduni, con le nazionali, eccetera, non possono partecipare, di seguire le nostre lezioni curricolari attraverso il nostro sito e questo potrebbe essere già un sistema molto valido. In più dare la possibilità anche alle società che hanno bisogno di integrare il loro lavoro tecnico, fisico o anche di recupero di infortuni durante le ore di scienze motorie pratiche e recuperare e appunto utilizzare questo tempo a loro vantaggio. Giovani chiamati presto anche alla possibilità di una nuova importante scelta, il liceo scientifico e indirizzo sportivo. Ma direi che è un'opportunità importantissima, soprattutto per i ragazzi che quando sono a scuola hanno più occasione di fare sport e soprattutto di non trascurare né la scuola ma nello stesso tempo vivere lo sport, cioè nel senso che almeno anche con i professori non c'è più questa rivalità tra prof devo studiare oppure non abbandonano lo sport, quindi è una bella opportunità, spero che anche nel mio Spezzino, alla Spezia, venga fatta in tutta anche la Liguria questa bellissima opportunità e anche in tutta Italia, perché i ragazzi così crescono bene tutti insieme, tutti uniti e imparano i veri valori della vita. Per te una stagione molto positiva, è arrivata una bellissima medaglia anche agli europei. Sì, è una bellissima medaglia, anche se io puntavo parecchio all'oro e l'ho sfiorato di pochissimo, ma io ci riprovo finché non lo vinco. Quindi via, tutte le occasioni sono valide per vincere e arrivare prima in campo internazionale mondiale. Tesserata per l'Anterosso Spezia, la mamma è consigliere dell'Associazione Italiana Jiu-Jitsu, la passione ti è stata trasmessa in famiglia? Sì, la passione è stata trasmessa in famiglia, la viviamo quotidianamente, tutti i giorni, verificando sempre di fare le cose giuste, di non sbagliare obiettivi e di raggiungerli per noi personalmente e anche per la Nazionale Italiana Jiu-Jitsu. Obiettivi come atleta ma anche come istruttrice? Sì, io adesso sto crescendo dei ragazzi che sono veramente bravissimi, stanno imparando in fretta, apprendono veramente tanto ed è una bella cosa perché sono anche uniti tra di loro, c'è gioco, c'è divertimento e c'è grande sacrificio e lavoro tecnico. Dopo i Combat Games, su quale tatami ti vedremo protagonista?
Dopo i Combat Games a novembre, i mondiali che ci saranno a Parigi, in Francia, e poi obiettivo è anche quello di Coppa Europa in Olanda. Un'Italia che ai Combat Games ha raggiunto un risultato strepitoso. Ha raggiunto un bellissimo risultato per l'Italia, siamo arrivati nella classifica generale del Jiu-Jitsu, siamo arrivati secondi classificati, direi che meglio di così non potevamo dare via, nel senso che primi sono arrivati i russi, hanno giocato in casa, hanno giocato bene, hanno usato bene le loro tattiche e tecniche, e noi comunque abbiamo usato veramente anche noi i valori fondamentali, abbiamo vinto e siamo grandi, contenti, siamo soddisfatti di questo ottimo risultato. Ringrazio Dario Quenza, il presidente della Nazionale Jiu-Jitsu, e anche Igor Lanzoni, che è vicepresidente della JJIF, Jiu-Jitsu Federation Internazionale. Quindi io ringrazio l'Italia, ringrazio il mio team, i miei ragazzi e i miei compagni di squadra. Insomma, un'opportunità nuova, tante voci, tanti campioni in occasione di questo vernissage del liceo scientifico ad indirizzo sportivo del Don Bosco. Per conoscerlo meglio, due appuntamenti dedicati a tutti i giovani e agli appassionati, il 16 novembre e il 18 gennaio, con due open day dedicati proprio a chi vorrà conoscere questo nuovo indirizzo. Ci fermiamo per pochi secondi, ritorniamo tra poco ancora con il nostro viaggio tra le stelle nello sport. Di nuovo insieme la seconda parte di Stelle nello Sport, il nostro magazine dedicato alle eccellenze dello sport in Liguria. Il nostro viaggio ci porta in questa seconda parte a Chiavari, dove con Giovanni Falcini parliamo di un appuntamento che ha iniziato il conto alla rovescia con un bellissimo concorso dedicato alle scuole. È il campionato del Mediterraneo di scherma, che a livello giovanile porterà 25 nazioni, qualcosa come 200 atleti da tutto il bacino del Mediterraneo, tre continenti rappresentati, a partire dal 31 gennaio 2014 fino al 2 febbraio del prossimo anno. A Chiavari, tra l'altro, parleremo anche di vela, anche nelle prossime trasmissioni avremo delle bellissime immagini. Pronto a ripartire il campionato invernale del Tiguglio del patron Franco Noceti, in settimana c'è stata la presentazione, nel weekend le prime fantastiche regate d'inverno nello specchio acqueo di Chiavari e di Lavagna. Parleremo ancora ovviamente di sport con tanti ospiti, di atletica, insomma non perdetevi il nostro viaggio. Parleremo anche di nuoto, il grande nuoto, con l'edizione numero 40 del Nico Sapio. Marco Callai, come sempre per noi, ha raccolto le testimonianze di alcuni campioni transitati a Genova. Gennaio, 3 febbraio, Giovanni Falcini, un grande evento per la città di Chiavari e per tutta la Liguria. I campionati del Mediterraneo di scherma arrivano appunto a Chiavari e porteranno atleti da 25 nazioni. Eh sì, è sicuramente un bel impegno, speriamo appunto di essere in grado di adempiere bene a questo, come dicevi appunto tu. Dal 30 di gennaio al 3 di febbraio avremo in pratica 25 rappresentanti di tre continenti, che oltre all'Europa sono in pratica paesi del Medio Oriente e dell'Africa del Nord. E in pratica abbiamo già iniziato a parlare di questa manifestazione con il concorso che è partito da poco, grazie alla collaborazione col Comune di Chiavari e nella fattispecie all'assessorato della cultura, la Maria Stella Mignone. Abbiamo in pratica coinvolto tutte le classi, tutti gli ordini, quindi sia le elementari, sia le medie, sia le superiori, con tre temi diversi. E i temi che poi rispecchiano un attimino lo scopo dell'evento, oltre che quello sportivo, è soprattutto quello del legame, della fratellanza fra i vari popoli. E quindi sono appunto questi temi. La premiazione di questi tre eventi verrà fatta il 14 di gennaio all'auditorium di Chiavari, e questo è il primo tassello. Poi ne abbiamo molti altri, e tengo a citare, speriamo appunto di partire al più presto anche con la lotteria abbinata al Mediterraneo, e qui ringraziamo già alcuni sponsor, tra i quali Corsica Ferris, Praga Viaggi, Faravelli Vini, che daranno dei loro prodotti, e comunque su questo avremo modo di spiegare in futuro.
e sicuramente la serata più importante sarà quella, l'evento del 21 di gennaio al Teatro Cantero di Chiavari, che sarà una serata di beneficenza dove il ricavato verrà dato all'ANFAS di Guglio e sarà un mix tra scherma con atleti, le eccellenze della scherma ligure, atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, non solo alle Olimpiadi, campionati del mondo e vinto delle medaglie, che si scontreranno appunto, si tireranno tra loro in una staffetta. Per citarne alcuni di questi, Toni Terenzi, la Bianca del Caretto Stefano Carozzo, e abbinata anche a un incontro di scherma parolimpica con due atleti e un testimonial d'eccellenza che sarà Vittorio Potestà. E a questo abbiniamo un concerto jazz con due nomi anche qui sicuramente di richiamo internazionale, che sono Dado Moroni ed Enrico Rava. La specialità dove ho ottenuto i miei risultati sono le siepi, sia da allievo nei 2000 che da junior, anche da promessa, nei 3000 siepi. Poi mi diverto molto anche a correre i 1500, che sono a distanza che mi piace molto, e anche lì ho avuto, diciamo, buoni miglioramenti. Hanno un buon piazzamento i campionati italiani promesse? Sì, nonostante un tempo che non mi soddisfava molto, comunque sono riuscito a tenere la quarta posizione. Avevo provato a tenere il ritmo dei primi, che però poi era troppo alto e non sono riuscito a tenere quel treno, sono rimasto un po' solo, non ottenendo un grandissimo risultato cronometrico, ma un buon quarto posto. Un risultato cronometrico che poi sono riuscito a ottenere più avanti, comunque a settembre. Quanti anni hai e quali sono gli obiettivi per il futuro, non quello prossimo ma quello più a lungo termine? Compio 20 anni a ottobre, sono del 1993. E a lungo termine gli obiettivi sicuramente è quello sempre di migliorarsi ogni anno. Sicuramente il muro dei 9 minuti sui 3000 siepi è un buon obiettivo che spero di raggiungere, chissà, magari anche quest'anno, non lo so, il prima possibile. Più avanti riuscire a ottenere comunque dei risultati che mi permettano di essere comunque un atleta, diciamo, di buon livello anche dal punto di vista nazionale, anche dal punto di vista assoluto, che possa dire la mia anche ai campionati. Sono avvicinato a questa disciplina provando atletica leggera nelle scuole e fin da subito ho iniziato a fare salti in alto e sono sempre riuscito a saltare abbastanza bene, e infatti non ho mai divagato molto con le altre specialità dell'atletica. Bisogna assolutamente stare tanto in pista, migliorare tanto la tecnica e vabbè, far molta velocità, molta forza, molta agilità. Non è che ci siano tantissime strade, bisogna avere tanta costanza e tanta forza di volontà, se no non si riesce ad arrivare da nessuna parte in uno sport come questo. Quarantesima edizione del trofeo Nico Sapio, organizzato da Genova Nuoto e MySport, ancora una volta un grande successo di partecipazione. Sì, direi che è un successo quantitativo, perché abbiamo superato ancora una volta i 1000 iscritti e quindi significa che la gente viene volentieri, e poi di qualità, perché abbiamo avuto alcuni dei più celebrati campioni, da Natalie Coughlin a Laszlo Cseh, Nick Thoman, che ha fatto un tempo eccezionale a dorso, Callen Jones, che vengono soprattutto non per fare un bagno ma per fare davvero, per dare delle grandi prove di sé. Sono molto soddisfatta, non me l'aspettavo, e il tempo, sono molto contenta per il tempo, e comunque salire sul podio con atlete come Laria Bianchi è molto bello. Il 24 novembre parto per le Gimnasiadi in Brasile e speriamo di combinare qualcosa lì, poi vedremo. Raggiungere il podio in una gara organizzata dalla tua società è una bella soddisfazione. Sei cresciuta nella Genova Nuoto? Sì, sono cresciuta nella Genova Nuoto. È molto bello raggiungere questo podio, anche perché della mia società oggi sono l'unica che sono entrata in finale, e è molto bello. Adesso vediamo come va avanti la stagione, queste sono solo le prime gare.
alla Coppa del Mondo non ho fatto grandi cose, soprattutto nei 100, perché comunque stiamo lavorando molto sul lungo e mi sono venuti bene i due addirittura, però no, adesso si vedrà comunque a dicembre quando saremo più pronti. Una medaglia all'Europeo in vasca lunga che è mancata l'anno scorso, spero che io ci provo sempre ovviamente, quindi spero sia l'anno buono questo qui. Matteo, complimenti per questo record italiano, Genova davvero ti porta bene, così? Sì, diciamo di sì, è piacevole gareggiare con questo pubblico molto caloroso, si fa sentire, quindi è piacevole e penso sia un ottimo meeting per misurarsi con atleti di ottimo livello. Quali sono i tuoi obiettivi per la stagione? Allora, la stagione in corto, diciamo che l'obiettivo più importante sono gli europei del prossimo dicembre. E in assoluto l'obiettivo più importante di questa stagione saranno gli europei in vasca lunga a fine agosto e lavoreremo tutto l'anno per prepararli al meglio. Particolare per la Liguria, tutti i numeri sono assolutamente estremamente positivi, sia di tutta l'attività promozionale, giovanile, non giovanile, che fino all'attività agonistica. Qui diciamo che oggi c'è il fiore all'occhiello di tutto, come hai ricordato te, Fabio Fognini, che è di gran lunga il giocatore più rappresentativo ormai a livello italiano, e la Serie A1 maschile del Park, che sta cercando di portare a casa un risultato positivo con Udine che le permetterebbe di andare alle fasi finali. Abbiamo avuto l'occasione di questo grande evento per premiare le ragazze dell'Under 14 femminile del Park, che per la seconda volta si sono ripetute dopo lo scudetto di 2 anni fa, vincendo l'Under 14 femminile a squadra. Non è mai facile vincere, ripetersi forse è ancora più difficile con la stessa squadra, quindi questo è un grande successo che premia l'attività giovanile che il Park sta sviluppando in questi anni. Camilla Ciaccia, Camilla Cepellini, Francesca Figura. Titolo Under 14 è uno scudetto, il secondo in 4 anni, da 4 anni giocate insieme, insomma direi che è un grandissimo risultato aver vinto 2 scudetti in 4 anni. Tu che sei la straniera perché arrivi da Mantova, insomma quali sono le emozioni e le sensazioni? Per me è sempre un onore giocare per questo circolo, perché comunque si è riusciti a già vincere 2 titoli in 4 anni appunto, quindi sempre è fantastico anche giocare con loro, i miei compagni, sono delle grandi amiche anche fuori dal campo. A Reggio Emilia la vittoria, il punto decisivo, giusto? Lo scudetto, ci ricordi com'è andata? Ma diciamo che è stata comunque una partita difficile, perché anche la mia avversaria era tosta. Io poi mi sono fatta male, ma anche grazie al loro aiuto che da fuori mi sostenevano sono riuscita a vincere, a portare la vittoria. Siamo una squadra che secondo me, a cui secondo me non manca niente, perché abbiamo tutte caratteristiche diverse insieme anche caratterialmente ci sosteniamo, siamo amiche sia fuori che dentro il campo e appunto anche tecnicamente siamo una squadra secondo me fantastica. Deborah Ginocchio, è stata una stagione ancora una volta davvero entusiasmante. Sì, non solo per questo titolo ma in generale anche con la vittoria del mio titolo di doppio ai campionati italiani, e poi l'anno si è chiuso in bellezza diciamo con questa vittoria di gruppo con le mie compagne del Park. Uno dei volti sorridenti del Park è Gianluca Magher, insomma facendo 2 conti non perdi una partita veramente da una vita. Eh sì, no, sono in un momento davvero buono e oggi è stata la dimostrazione che nonostante non abbia giocato il mio miglior tennis sono riuscito lo stesso a portare a casa una partita che si era davvero complicata, perché è andato sotto 5-4 al terzo col servizio del mio avversario che gioca bene, serve molto bene. Andata bene così, ho avuto un po' di coraggio nel momento importante e alla fine sono riuscito a portare questo punto per il Park. E con le emozioni del tennis chiudiamo questo nostro appuntamento, il terzo, con il viaggio di Stelle nello Sport. La prossima settimana, stessa ora, stesso canale, primo canale Sport e ovviamente sul canale YouTube di Liguria Sport, per vivere ancora insieme le grandi emozioni con i protagonisti dello sport della nostra Liguria. A presto.